Buongiorno ragazzi, buona domenica. Oggi mi devo assolutamente lavare i capelli perché guardate che cosa c'ho in testa. Cioè una roba, non lo so, imbarazzante. Che cos'è? Tutto... no. Ho rimandato finché potevo, ma adesso basta. Cioè più che altro finché potevo. Lo sapete che quando devo fare dei look strani, particolari col make up, non mi va di avere i capelli troppo puliti perché poi mi devo sporcare, no? Qui. E quindi ho detto ok, ieri appunto ho fatto tutte le mie cose. Oggi non si può più fare, quindi sì, sono le 10, so già che cosa devo fare, a parte editare i video, fare altri make up, gli altri due appunto che mi mancavano da ieri, poi c'è amici, quindi ovviamente rigorosamente nel lavandino, perché non c'ho voglia. Tra l'altro stamattina mi sono svegliata, sono scesa a fare colazione. Questi tre tizi si sono messi a fare una live, su V-Live appunto, cioè, guardate gli unghi, ditemi se non è il ragazzo ideale. Tutto nero coi teschi, cioè. Ok, adesso sto facendo un po' di skincare, ovviamente ne approfitto. Qui non ci fate caso, mi è entrato tutto lo shampoo nell'occhio. È da ieri che continua a entrarmi roba in quest'occhio. Non capisco se è tipo, non lo so, l'universo mi vuole far capire qualcosa. Fa male, brucia. Poi, come sapete, io ho fatto l'operazione laser agli occhi, quindi quando mi succedono queste cose sono un po' preoccupata, no? Tra l'altro devo programmare anche la visita di controllo. Io ho fatto l'operazione verso Firenze, quindi in teoria il professore che mi ha operata è lì, però mi ha detto effettivamente puoi andare anche qui a Roma dove sei tu e prendere appuntamento con il tuo oculista. Il problema è che io non ho un oculista di fiducia, quindi mi sono fatta dire qualche nome di collega che conosce, quindi andrò da lui, insomma. Però ci devo andare. Sono letteralmente stata fino adesso a litigare con il computer. Nonostante io lavori con le cose tecnologiche, sono effettivamente probabilmente una delle persone meno tecnologiche, ripeto, di questo mondo, e ho sempre trasferito i file dal telefono al computer con AirDrop. Stavolta no, ogni volta mi diceva invio non è riuscito, cioè sono impazzita, sono 2 giorni che tento di fare questa cosa. Finalmente ci sono riuscita, quindi sono riuscita a montare uno dei daily vlog, insomma, che avrete già visto. Dopo monto l'altro e poi inizio a fare i make up, anche se ho ancora l'occhio che un po' mi brucia, vedete qua c'ho ancora la striscetta rossa, quindi sarà un'impresa farne due, ma lo devo fare per forza. Quindi adesso più che altro vado a mangiare, anche perché tra un po' inizia amici, volevo vedere almeno un pezzettino. Questo è il look che è uscito fuori per quanto riguarda Tata. Cioè ditemi se non è troppo carino. Cioè dai, insieme al baschetto e al foulardino rosso, cioè ci sta. Aspettate, ve lo faccio vedere alla luce. Secondo me è troppo carino. Quindi adesso mi metto a scattare la foto, finisco di fare i TikTok eccetera eccetera e poi passo al look di Cookie, che è l'ultimo. Nel mentre mi sono struccata, così faccio riprendere un po' gli occhi. Si vede che questa zona, vedete, è molto sensibile perché mi diventa subito, vedete, proprio fucsia, quasi screpolata. Quindi ci ho messo il contorno occhio, ho fatto tutta la mia skincare. Ovviamente ormai faccio tipo 3 skincare al giorno, complete ogni volta. Poi da domani devo riniziare la seconda settimana di reintegro, quindi ho i carboidrati un po' più alti, anche se devo parlare bene con la nutrizionista perché io è da novembre che non ho perso più netto, quindi non ho capito che cosa sta succedendo, se nel mentre sto aumentando la massa muscolare rimpiazzandola con quella magra va bene, altrimenti c'è un problema. Cioè io ho da sempre difficoltà a dimagrire, quindi questo è poco ma sicuro. Però non riusciamo proprio a capire. Cioè sia il personal trainer che la nutrizionista mi dicono che sono un soggetto ovviamente difficile per questo tipo di cose. Giustamente, quando mai una cosa normale, cioè ripeto, è per la dieta questo. E per gli occhi, vabbè, gli occhiali ci avevo, ma li abbiamo tolti. Perché poi non sapete, io soffro anche di unghia incarnita perché ho la forma dell'unghie a tegolina, si chiama. Quindi c'è anche quel problema. Io ci combatto da anni e adesso è più o meno una cosa sostenibile, però prima tipo andavo dal podologo letteralmente una volta ogni 2-3 settimane, quindi è stata una spesa anche quella. Poi la cosa dei denti, che ho 2 denti più qua sopra, cosa unica e rara. Qualcos'altro? No, cioè nel senso
almeno uno me lo dite prima e si organizza, no? Comunque, ho visto che il vlog che ho caricato, quello della casa in montagna, vi sta piacendo un sacco, quindi sono molto contenta. E ce la fa a fare anche l'ultimo look di Cookie. Tra l'altro è uscito super carino, mi piace un sacco questo look. Ho fatto un cuoricino qui con lo sticker, poi ho messo i brillantini, insomma tutto sul rosa. Mi piace tantissimo. Clip per testimoniare. Dai, è fedele, secondo me ci sta con colori. E adesso devo soltanto togliermi tutta sta roba, poi il choker mi stava largo, l'ho dovuto stringere dietro con un elastichetto, quindi per prima cosa togliamo questo senza spaccare tutto in mille pezzi. Riusciranno i nostri eroi? Eccolo, cioè vedete com'è largo, se no che senso aveva così? Eccolo, riprendiamo l'elastichetto. Poi ho fatto giusto in tempo a registrare il TikTok perché ho il telefono non scarico di più. Infatti, alla parte che sono le 10, devo ancora cenare. Cioè, sto per morire. Ho fatto giusto in tempo. E ho finito appunto tutti i miei look. Cioè, in realtà ci sarebbe da fare l'ottavo, che sarebbe un po' bonus, che sarebbe Van, che non è il personaggio di nessuno in particolare. Tra l'altro, guardate qua sopra che casino che è. Quello lì, quindi vedremo nel caso. Tra l'altro giuro, questo trucco è meraviglioso, non rende minimamente in video. O forse sono le luci, non lo so. Anche la base fotografica che sto facendo questi giorni mi piace tantissimo. E il segreto è semplicemente non fissarla con la cipria. Cioè lasciarla così lucidina, in foto viene benissimo. Alla fine oggi non sono più passata appunto a prendere questi quadretti. Sono rimasta a casa a fare tutte queste cose bellissime. Però forse ci passerò domani, dopo palestra magari. Per appunto prendere le cose da mettere qui. Ancora devo capire bene come fare. Poi spero prima o poi mi arrivino anche le foto da metterci dentro. Perché ormai è passata un'eternità. Non pensavo ci volesse così tanto. Cioè mi arrivano prima le cose che non sono dai siti italiani che non quelli esteri. Vabbè. E fu così che alle 3 di mattina forse si decise ad andare a dormire, come la Nana Naisilì. Tra l'altro ho iniziato la seconda stagione di L'amore è cieco. Anche se non mi fanno impazzire queste coppie, devo essere onesta. Quindi lo guarderò proprio così. E detto ciò, appunto, amici, anche per oggi ci salutiamo. So che il video di oggi è stato forse inutile, forse vi avrà tenuto compagnia, però questi giorni mi sto concentrando tanto sul lavoro, le cose da fare, e quindi insomma questo è. Detto ciò, comunque vi saluto, vi mando un bacio e ovviamente ci vediamo domani.